Un mazzo di fiori per un'imputata sposa la ripresa del processo Notav, dove il capo della Digos ricostruisce l'assalto al cantiere. Ieri sera le bombe carta alle Vallette, ma sta bene, il carabiniere coinvolto. Buongiorno, buongiorno a tutti voi che seguite il telegiornale Rai del Piemonte. Dunque, nuova udienza del processo per terrorismo contro quattro attivisti Notav. Il capo della Digos ricostruisce l'assalto al cantiere di Chiomonte. In aula in quattro imputati c'è anche Chiara Zenobi, neosposa in carcere. Per lei un mazzo di fiori. Situazione tranquilla davanti all'aula bunker dopo il lancio di petardi e bombe carta di ieri sera. È rimasto ferito un carabiniere, ma sentiamo la cronaca con Matteo Spicuglia e Paolo Volpato. Quante bombe molotov le risulta che siano state lanciate sul cunicolo? Una decina. Mi risulta che ne è stata rinvenuta anche una inesplosa. Il processo riparte da qui, dai fatti di quella notte, il 13 e 14 maggio del 2013, l'attacco al cantiere TAV di Chiomonte. Il capo della Digos di Torino, Giuseppe Petronzi, ricostruisce le attività di indagine, commenta i video girati dalle telecamere di sorveglianza e dagli agenti. Quello che per la procura rimane un attacco paramilitare con armi micidiali, un'azione terroristica, insomma. L'impostazione è respinta sin dall'inizio della difesa. Dopo la rinuncia al ricorso al Tribunale del Riesame, tutto si giocherà in questo processo, i dubbi della Cassazione, le visioni contrapposte delle parti, il ruolo dei quattro imputati. Chiara Zenobi, Claudio Alberto, Mattia Zanotti e Nicolo Blasi hanno già ammesso la presenza di quella notte nel cantiere, ma non siamo terroristi, dicono. Anche oggi sono in aula in una giornata particolare. Chiara Zenobi si è sposata ieri in carcere con il fidanzato Francesco, il fuori programma di amici e parenti che le hanno portato un bouquet di fiori. Ieri sera il lancio di bombe carta e petardi davanti all'aula bunker delle Vallette. Un carabiniere ferito. A margine dell'udienza il commento sopra le righe di qualche notav. Abbiamo festeggiato il matrimonio. Nessuna lesione. Il carabiniere di 25 anni che è stato investito dallo scoppio di una delle bombe carta lanciate ieri sera contro l'aula bunker delle Vallette sta bene, il botto lo ha stordito, nulla di più. L'assalto è avvenuto verso le 19:30 al buio, senza slogan o striscioni. Nulla lasciava capire chi erano i 10 attivisti che si sono avvicinati all'inferriata dell'aula bunker. All'improvviso il lancio dei grossi petardi. Uno è esploso vicino a una jeep dei carabinieri, le porte erano aperte. A bordo c'era il militare che ieri sera è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Maria Vittoria. Pochi minuti dopo i giovani si erano già ritirati. Un fatto molto grave, hanno detto l'onorevole Esposito e il responsabile del settore sicurezza Emanuele Fiano, entrambi del PD. Un assalto organizzato proprio fra le udienze dei due principali processi Notav, quello ai 53 militanti processati per gli scontri di Chiomonte e l'altro in corso anche oggi contro i quattro giovani accusati di atti di violenza con finalità terroristiche.